Uno, due, tre, ciak! Salve a tutti, Ciao a bentornati con tutti. l'appuntamento con il video weekend. Sì. Mentre noi vi parliamo c'è una specie di stormo di uccelli in lontananza che si muove Sì. tipo a macchia, quindi siamo Esatto. Contro il testimoni rosso del del tramonto, tramonto, un tramonto bellissimo. bellissimo, chiunque può si affacci per vederlo. Che qui da tra carcere e cimitero Cimitero si vede e benissimo. centro direzionale. Vabbè, noi possiamo vedere, abbiamo una visuale che va più lungo verso Piazza Garibaldi, queste cose qua, quindi abbiamo una buona visuale, siamo al nono piano. Va bene, Esatto. bando alle ciance, raccontiamo di questo fine settimana che è l'ultimo prima di Prima delle Natale. feste, Madonna Santissima, è buona. esatto, cioè siamo Ci arrivati. siamo, ogni anno il Natale mi prende alla sprovvista, personalmente. Pure, soprattutto perché fino alla settimana scorsa sono andata a mare, quindi quest'anno Sarà da proprio, mare? giuro. Ah, vabbè, perciò stai un po' così, i capelli sono lisciati, ti sei fatto il bagno col freddo, ti sono lisciati, si è lisciato tutto quanto, vabbè. No, no, allora dicevamo, visto che questo weekend prefestivo, il consiglio è questo: preparate lo stomaco degnamente. Nel senso che c'è questa teoria che io appoggio in pieno, del fatto che non conviene direttamente darsi una botta di calorie, Anticiparsi. anticiparsi e quindi Vedi, qualcuno preparare apprezza la mia lentamente filosofia. ecco lo Non stomaco. opponiamoci al male, anzi, No, apriamo le porte al sposiamolo. male e facciamolo entrare dentro di noi, sui nostri fianchi. Poi a gennaio, così, Dio il pensa. primo proposito dell'anno, già ce l'avete tutti, è dimagrire. Vai Nel alla benessere di ricerca. Napoli Click c'è addirittura un articolo su come prepararsi alle feste se siete di quelli che prima di Natale non toccherò nulla che possa farvi del male. No, noi tocchiamo e come? E gustiamo anche. E quando gustiamo, gustiamo questa domenica. Anche io ho un appuntamento per la domenica perché io ho fatto questo tipo di approccio questa settimana. È inutile che vi dico cose da fare per il sabato e anche per il venerdì, perché secondo me starete pieni di regali da fare. E quindi sicuramente io almeno per quanto mi riguarda collasserò dopo aver fatto dei giri e delle vasche atroci cercando di non farmi largo tra la folla sparando al cielo. E quindi venerdì e sabato fatevi i vostri regali, domenica invece ascoltateci. Vabbè, sabato se vi trovate facendo i regali, vi consiglio di passare per Piazza del Gesù perché c'è questo Theater Bus che insomma è lì e propone una serie di spettacolini di teatro di strada, quindi sarà carino e folcloristico. Se riuscite a Ok. vederlo nel marasma della folla, c'è questo bus teatro. Ma bando alle ciance, tornando al nostro stomaco e quindi ai preparativi natalizi, vi consigliamo questa tomba vaiassa. Tombola. Tombola. Ok, Tombola. perché ha detto tomba ragazza che voglio Tombola! dire è Sì, ho tutto un capito, dire. va bene, ok. Tomba. Vabbè, dai, Tombola su. Tomba vaiassa. ragazza, cos'è con tutti gli angioletti, le cose, un Tutti i glitter. numeri, insomma, Vabbè. detti in modo verace, raccontati in modo verace, Ok, con quindi è nel accompagnamento. senso migliore del termine vaiassa, se c'è un senso buono nel Sì, ma c'è termine. assolutamente, insomma, beate loro le vaiasse, io dico Che sempre, insomma. risolvono tutto dal secondo piano del loro Assolutamente, palazzo, cioè si affacciano al balcone e hanno risolto sì. Io ce ne ho un tutto. paio, insomma, nel mio palazzo che penso si sentono pure più Io in là. ne avevo una specialissima, si chiamava Susetta, e a fine anno correva dietro ai bambini nel cortile urlando: Non fuori, te faccio fare l'ultima marcia dell'anno! Che è Ecco, stupenda, perché aveva risolto tutto, fantastico. lei propedeuticamente Sì. cercava di Sì, prendere il meglio, sì, sì. va bene, Ma comunque. com'era? Carote, panelle? No, 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 panelle, carote e mazze. panelle no, mazze e panelle fanno i figli belle, panelle senza mazze fanno i Fanno i figli figli pazzi. pazze. Ok, quella Ok. della carota è un'altra cosa, ne parleremo in un altro video. Comunque, il Vabbè. succo. Allora, Via Toledo in questo basso, dove io penso di essere passata Però il basso non è a comunque. Via Toledo. Allora, parliamo No, seriamente, è una tombola, nei quartieri è spagnoli, una nei tombolata. pressi, sì, una tombolata con accompagnato cena tipica napoletana verace, con tanto di maccheroni, polpette e altre sfizioserie varie, proprio tipicamente napoletane, e questa tombola. L'associazione come si chiama che la fa? Curiositi, Curiosity. e tra l'altro nel bell'articolo che troverete fatto da qui presente Raffaella R. Ferré, ci sono anche una serie di altre iniziative molto carine di Curiositi, visitabili
visite guidate, teatralizzate. Comunque l'appuntamento per la tombola Vaias è domenica alle 7:30 davanti alla metropolitana di Via Toledo. Uscite di lì, trovate i vari rappresentanti dell'associazione. Prenotatevi prima, però. Bisogna prenotarsi prima. Trovate i vari rappresentanti dell'associazione che poi vi traghetteranno direttamente in questo basso. Yes. Io ho anche una cosa da dire per domenica mattina, però. Quindi la sera fate questo, la domenica mattina invece se siete a corto di idee per i regali di Natale, soprattutto a corto di soldi per i regali di Natale, insomma se i regali di Natale rappresentano una sfida in questo momento, io ho da segnalarvi un mercatino un po' gypsy, un po' indie, un po' made, che si fa all'Anificio 25, Piazza Pecore Nicola 46, quindi siamo non lontani dalla stazione, non lontani dal centro storico. Non è la mattina, scusate, ma è alle 5, quindi magari prima fate questa cosa e poi andare alla tombola Vaias. E qui c'è tutto un mercatino con vari stand, tra parentesi vari ospiti, anche la possibilità di bere e mangiucchiare qualcosa, quindi di anticiparsi un po' con l'aperitivo e di fare un giro in un'atmosfera natalizia, una realtà abbastanza alternativa a quella dell'edificio, se ci sei mai stata è molto carina. E i prodotti non sono solamente realizzati a mano e locali, ma sono soprattutto non convenzionali, lontano dai circuiti classici, da quello che potete trovare in tutti i negozi e via dicendo. Quindi io direi di portarvi lì per gli ultimi regali di Natale e vedere non solo questo posto che è nuovo, particolare, magari lo vedete anche in un contesto diverso da quello di un concerto come c'è di solito all'edificio 25, ma di fare anche un po' di spesucce varie. Poi se riuscite a portare voi stessi a casa dopo tutta questa giornata, vabbè, diciamo così, una standing ovation. Sì, esatto, quindi sceglietevene una. Tu hai qualche altra cosa da segnalare? La mattina, insomma, nel caso abbiamo fatto il contrario, quindi mattina, sera, pomeriggio, mattina. Ecco, visto tutto questo ben di Dio di cibo, insomma, regali, eccetera eccetera, un po' di cibo anche per l'anima, quindi un viaggio filosofico alla scoperta dei luoghi di Virgilio, a partire da Pausillipum, dalla bellissima grotta, domenica 20 dicembre alle 10:30. Troverete anche qui tutti i dettagli sul Napoli Click. Prenotatevi perché insomma non è mai il caso di rischiare. Sì, come mi ha detto stamattina un gentile tassista che non ho preso ma ci ha tenuto a parlare con me prima che io attraversassi. No, quello con cui stavamo prendendo. No. Prima che attraversassi stamattina ho incontrato un tassista che ho notato che lui stava leggendo il vocabolario d'inglese, cioè stava piantato davanti alla macchina con il vocabolario d'inglese, mi ha guardato. E io ho guardato questo vocabolario, ho detto ci sono molti turisti, che non era una zona prettamente turistica, e lui mi ha detto no, ma non si sa mai. Quindi applicate anche voi la regola del tassista, non si sa mai, e prendete spunto da Napoli Click, soprattutto fatevi un bel giro perché è davvero zeppo di ricette, consigli, eventi, tutto a tema Natale, quindi andate a prenderla per le buone su napoliclick.it.